Brisighella torna in TV, negli studi della RAI, in un'altra trasmissione dedicata alla scoperta del territorio italiano. Sabato e domenica, dalle 11 alle 13, infatti, il borgo medievale sarà protagonista della trasmissione Mezzogiorno in Famiglia, dove sarà nuovamente impegnata in una competizione fra comuni, in particolar modo contro Sesto del Reghena. Un duello che verrà portato avanti fra veri e propri giochi in studio e collegamenti con i rispettivi comuni, e nel quale, ancora una volta, lo spettatore avrà un ruolo chiave, contribuendo con il televoto che farà punteggio insieme ai risultati ottenuti nelle prove, a decretare il vincitore di puntata. Sicuramente un altro... la vetrina per il borgo di Brisighella e tutto il territorio. Questa volta, dopo il successo dei Kilimanjaro, che siamo arrivati sesti a livello nazionale come borghi, Mezzogiorno in Famiglia è un programma che va in onda tutti i weekend, il sabato e la domenica, dalle 11 all'1. Ci saranno giochi, tanta varietà e anche degli interventi direttamente dal borgo, dove c'è una squadra di persone che vanno direttamente a Roma, direttamente in studio a Roma, che faranno i giochi di abilità, di cultura generale, canto e danza, e mentre da Brisighella, oltre, diciamo così, la promozione del territorio, dove si mostrerà il borgo medievale, la gastronomia, i prodotti di Brisighella e le proprie architetture, il proprio paesaggio della vena del gesso romagnola, ci sarà un'altra squadra da Brisighella che farà altri giochi. All'interno di questo di Mezzogiorno in Famiglia, che è uno dei programmi più seguiti sia il sabato che mattina che la domenica, ci saranno anche due momenti dove anche la gente da casa potrà dare il proprio contributo e potrà votare direttamente con il televoto. Di solito il televoto si ha dalle 11:15 a mezzogiorno, e ci saranno sia il sabato che la domenica il momento in cui Amadeus, il presentatore, darà il via al televoto dopo le esibizioni del canto e dopo le esibizioni della danza. Per Brisighella questo weekend qui sarà il numero 2 come numero di televoto per votare il nostro borgo. Ecco, ormai per Brisighella sta diventando un'abitudine andare in televisione e promuoversi. Che ritorno state avendo? Allora, è stato ottimo il ritorno di quest'anno. Dopo il Kilimanjaro abbiamo avuto sicuramente un boom che si sta portando avanti fino ad oggi. È tornata una grandissima visibilità, direi in tutta Italia. Poi dopo il Kilimanjaro sono stati presenti anche in Geo in Geo, su Rai 3 sempre, e anche su Road Italy, che è un programma di sempre di Rai 1. Mezzogiorno in Famiglia copre un altro target, un target molto importante, che è quello di una fascia di tutta la parte centrale del sabato e la domenica mattina. Consideriamo che fa un 16% di share, quindi è molto importante per tutto il nostro territorio, non solamente per Brisighella, e quindi continuiamo a chiedere una mano, perché la promozione è importante. Vediamo che i risultati anche economici ci sono su tutto il territorio. Ecco, in caso di vittoria? In caso di vittoria, praticamente nei weekend successivi si continuerà e si proseguirà in questa trasmissione, e quindi si proseguirà andando avanti sfidando altri borghi. Noi questa settimana sfidiamo il campione della settimana scorsa, che è Sesto del Reghena, che è della provincia di Pordenone, che è da 4 settimane che partecipa. Quindi vincere significa continuare a stare in Rai, continuare ad avere una fortissima visibilità. Ci sono le dirette direttamente dal territorio, quindi la speranza è quella di riuscire a fare anche direttamente dalle 4 saghe per Trecolli le domeniche di novembre, quindi far conoscere anche le nostre sagre, i nostri prodotti tipici direttamente dalla sagra. E a un certo punto i comuni che hanno vinto più puntate di seguito a primavera si sfideranno nuovamente con semifinali e finali, e poi terminerà con la vittoria di uno scuolo su 22 posti, che penso sia una bella vittoria. Federico Lega per Faenza Web TV.